Ci siamo? Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Eccoci qua, buongiorno a tutti, spero che funzioni tutto. Funziona tutto, Buongiorno. buongiorno al nostro Giulio che sta Ciao male. ragazzi, finalmente ci siamo qui tutti insieme. Ok, Giulio, benvenuto a questa kilowattata Grazie con la mille. Model X, Grazie noi la chiamiamo all'italiana, per... Vai, Model fai X, benissimo. long range. Si parte subito, tanto c'è tempo di parlare. Abbiamo Perfetto. azzerato il kilowattata, abbiamo Ecco. messo, abbiamo dato un bel nome. Buongiorno Faber, buongiorno Francesco Natale, buongiorno a tutti voi. Non so se perderò sicuramente qualcuno a salutare. Buongiorno due grandi youtuber, Daniele Toc, ci saluta. Ah, Due grande. youtuber o due bischeri, si dice in Ah, Toscana. c'è un po' uno e un po' l'altro. Un po' l'altro. Allora, intanto si fa un piccolo riassunto perché a te Giulio te l'ho già spiegato, ma insomma magari chi è la prima volta che vede la kilowattata, insomma si tratta di un'oretta di live, di una prova a consumi reali, quindi di oggi a questa temperatura qui Che e sono 19 19 gradi, gradi, ora magari un po' meno perché va sono bene, stati. va bene, ok, facciamo 60 km, quindi sono 30 km, entriamo in autostrada, 30 km in direzione sud e lo stesso percorso 30 km in direzione nord, almeno abbiamo lo stesso dislivello Esatto. e cerchiamo di mantenere 130 km orari fissi e vedremo quanto è il consumo oggi con questa temperatura qui di questa Model Y Long Range con cerchio di venti, E abbiamo gomme e gomme invernali. invernali, quindi diciamo il peggio del peggio, insomma. Esatto. Abbiamo la fortuna che la temperatura si è un po' alzata rispetto alle kilowattate fatte In in precedenza. precedenza, in questi giorni passati. E poi faremo solo in direzione sud a 90 all'ora, quindi e lì ci si E lì c'è da... addormenterà. Ci si L'hai addormenterà. portato il cappellino? Io senza cappellino non posso andare 90, Ok, ci portiamo a 130 km fissi. Avete sotto anche il link in descrizione per vedere la velocità in GPS e dove siamo. Magari se qualcuno si fa trovare per pagarci un caffè a fine kilowattata, noi la ma accettiamo tutti, magari. anche per un saluto. Buongiorno Matteo Burroni, buongiorno Raffaele, buongiorno Grande Cesare. No, ragazzi, grandi no, grandi no. Ci impegniamo, dai. Esatto, facciamo il possibile per divertirvi, per essere utili, ma non siamo il Papa, nemmeno il Hai messo Presidente. cruise control? Ho messo il cruise control, Ok, autopilot. autopilot dopo se tanto c'è modo di parlarne, eh. C'è chi la Esatto. vede in una maniera, la vede in un'altra, insomma poi almeno si litiga subito Giulio. Mi va benissimo, mi va alla grande. L'importante è che sia costruttivo. Esatto, Esatto. perché ripeto, le discussioni se sono sterili a se stesse non sanno di nulla. Invece, se riusciamo a trovare, io vorrei convincere che onestamente autopilot è ben fatto rispetto alla concorrenza, perché Sì, già questo io bisogna. non dico, adesso comincia subito, eh. Non dico che sia peggio uno o non l'altro. Diciamo che sbaglia e può sbagliare un Sì, altro. ma tendenzialmente Non siamo sbaglio sempre le live, solite. eh? Vabbè, ora tanto allora, magari ecco, ora non so se. Ma assolutamente, dimmelo te poi quando si ripiglia il Perché qui segnale. siamo a Badia Alpino. Qui tra l'altro la prossima previsione a breve che. Quando il numero di auto sarà maggiore, mi è già capitato con il grande Fabrizio, che saluto, Sì. Sì? di andare a fare una Dimmi. ricarica. Ok. Ci siamo? Sì. Ah, abbiamo perso un po' il segnale, Giulio, ma è normale, con i punti. Dimmi. Ok. Dimmi la regia, Roberto. Vai, in live, vai. Sì, ok. Perfetto. Abbiamo alcune interruzioni, ma noi rimaniamo in live, quindi se siamo di nuovo in live, insomma, si diceva che comunque ad oggi in autostrada si viaggia benissimo. Siamo quasi a stazione di ricarica ogni 50-70 km, quindi più che Senti. sufficienti per coprire anche lunghi viaggi a auto che non hanno grandissima autonomia, Esatto. veramente. Molto bene. Senza la necessità di dover uscire ogni volta dall'autostrada come si faceva inizialmente noi con i supercharger Vi specialmente. aggiorno che ora potrebbe far paura, Giulio. Esatto, Siamo a 312 wattora per chilometro, però come ben sapete, se avete seguito anche le precedenti kilowattate, insomma, il consumo poi si una media reale al termine 60 km. Già vedremo assolutamente. a 30 km già un forte calo. C'è l'autopilot Io completo. ho l'autopilot avanzato, ora chiaramente lo segnala così perché non abbiamo impostato una destinazione.
altrimenti sarebbe... Ok, perfetto, perfetto. L'autopilot se ne è parlato. Andare e venire. Andare e venire. Concentriamoci sulla prova oggi, poi dopo tanto a 90 all'ora... Abbiamo il tempo di chiacchierare, tempo di parlare, e farci anche il pisolino. Tutti i pullman che sorpassi ora ti risorpasseranno dopo, eh. Sì, preparati. Facendo il segno di stizza. Esatto. Mani sul volante. Sì, sì. Sempre. Sempre. Giulio. Questo è bene a dirlo, sennò poi... No, sennò poi viene fuori il pandemonio, ma in realtà... Raffaele ci dice, ma c'è una base militare che non prende in quel punto. No, la... In quel punto è il punto in cui ho fatto il video, se chi mi seguiva all'epoca, della famosa seggiolina, dove metteranno la Fleetwood X, quindi sarà farò un video di comparazione del progresso fatto nell'area di servizio di Badia Alpino. Ok, allora, già è sceso 285 watt ora, 130 lunari fissi, non c'è traffico, quindi lo manterremo, poi è una prova reale, quindi la potremo anche ripetere fra un'ora e cambierebbe, chiaramente non diventa il doppio nella metà, ma insomma è una prova reale. Deve essere un largo circa di capire, esatto, più o meno in autostrada quali sono quanto i consumi, quale varie, esatto, in modo tale che uno si fa un'idea anche per l'acquisto, no? O comunque di quanti potrebbe, anche se ad oggi qualsiasi auto Tesla può fare qualsiasi tipo di viaggio. Si può parlare anche della concorrenza o è vietato fare dei confronti? No, qualche confronto si può fare. Allora, nei limiti. no, scherzo, cioè. Allora, ho avuto la possibilità di provare un Audi Q4 che ho apprezzato come macchina, devo dire, sì, perché sì, no? è una bella macchina. È una macchina costruita bene. Ha dei piccoli difetti, forse hanno... Per risparmiare un po' sul prezzo hanno qualche plastica un po' troppo croccante da qualche parte, ma il problema è l'ottimizzazione dei consumi, non c'è niente da fare. Sì, dal punto di vista efficienza lì. Tesla è anche perché ha auto... Ricordalo perché sì, non vorrei girare dritto. No, ma prima di Roma tanto si gira. Sì, sì. A Bettolle comunque dobbiamo scegliere. Valdichiana. Valdichiana Bettolle, sì, quella lì. Sì, te lo dico io, non ti preoccupare, se guarda anche la strada. Poco. 275 watt ora per chilometro si sta scendendo, ma come ho detto prima, insomma, non ti preoccupare, non ti fa impressionare. No, ormai esatto. L'impressione. Massimo De Ghelli, buona kilowattata, grazie Massimo, buongiorno Marco Mal. Ecco, stavo per dire, per ora si va bene. Francesco Natale ci dice, scusate, potete ripetere il discorso dell'Audi, scusate se penso all'interruzione del segnale. Ok Francesco, si è detto che dal punto di vista in generico, insomma, abbiamo provato tantissime auto, sia Giulio che io, il vantaggio che ha Tesla non è magari dal punto di vista costruttivo, ma è principalmente sull'efficienza, che ha delle efficienze comunque che alcuni costruttori si avvicinano molto, se devo dire, molto, però in linea di massima quello che grava principalmente sull'efficienza sulle altre è il peso, e questo in Tesla è molto attenta, infatti insomma qualsiasi Tesla che si prenda a parità di caratteristiche è molto più leggera della concorrenza, questo aiuta tantissimo. E poi, buongiorno a Matteo di Electric Vipe, Vipes. Matteo, buongiorno. Grande Matteo, benvenuto in kilowattata. 266 wattora, stamani consumiamo un botto. Questa Giulio, per ripeto, magari che non è live, vado a cerchio di venti, long range, gomme invernali. Non hai l'overboost? No. Ok, Giulio, poi magari ci puoi dire, l'avevi preso, no? Sì, l'avevo preso. Ma a livelli di consumi non cambiava nulla, cambiava solo le performance, che effettivamente erano sensibilmente migliori sullo spunto in accelerazione, i sorpassi principalmente. Okay, esatto. Neanche tanto lo 0-100, che sì, lo fai per fare lo sporone una volta con gli amici, sì. In realtà è quando nella vita di tutti i giorni, in ripresa, di fare un sorpasso su un'ex urbana è molto comodo. Però i 1800 euro che costa, se senza il pacchetto performance, il track mode che potevo modificare a mio piacimento, lo prendevi subito, l'avrei tenuto in quel l'avrei caso tenuto. Infatti Giulio mi diceva prima della live che anche io non sapevo che uno lo può recedere entro 15 giorni, cioè no, entro 48 ore. Ah, 48 ore? 48 ore, quindi due giorni lo puoi tenere, prima dello scadere dei 48 ore devi fare il recesso, in quel caso Tesla ti rimborsa e ti toglie chiaramente l'aggiornamento
applicato. Io quando l'autopilot facciamo in live, quando l'autopilot l'hai disattivato te, che non girava? Non mi sono neanche, forse ho sfiorato il freno, no, ho sfiorato il freno, okay. O ho toccato più forte il volante. Ok, vedi, l'autopilot non è che ha sbagliato, ma... Non ha sbagliato, e il fatto è che queste curve hanno un raggio di curvatura che vedi, ora esatto, non me lo, non sì, me lo sì, indica, sì, però va a superare il limite di legge, che secondo me è un limite che rende più pericoloso il sistema rispetto a che non ci fosse, come quella, la storia di 5 secondi, te come la interpreti? Io cioè, interpreto che diventa quasi inutilizzabile. Bravissimo. Allora, se io voglio rientrare ora in mezzo a queste due macchine e imposto la freccia ora, la macchina è intelligente, non mi fa entrare. Però sono passati 5 secondi e ciao, buona scisi. E quindi, quindi me lo rende inutilizzabile, okay, il sistema. No, ma questo è anche più pericoloso. I limiti li capisco, e per me non è un difetto di autopilot, ma è un difetto di burocrazia. E lì ci sta. Io dico tanto che è una buona base per non per una guida autonoma, no, che non ci si arriverà con questa caratteristica di auto, non ci si arriva. È un ottimo livello, credo che nessuna auto riesca a fare quello che fa Tesla col sistema base, certo. Ricordiamolo che qui, a parte l'avanzato, ma l'autopilot base è di serie, certo, anche quello è un grande vantaggio, però sbaglia, cioè non è perfetto, no, la perfezione per tante caratteristiche, cioè certo, sistema va conosciuto per essere utilizzato al meglio, perché sì, se uno lo usa sperando e guidi da solo, come giustamente dicevi te, non è il sistema adatto, sì. Però rispetto per esempio a una concorrenza, facciamo l'esempio, ora per l'appunto avevo l'Audi sotto mano, ma tu ne hai provato forse anche più di me. Allora, quello che ti dico io, Giulio, ci sono sistemi principalmente tedeschi, e anche la Ioniq 5 funziona molto bene, ma solo per quello che deve fare lo fa meglio. Ok. Cioè, anche il cruise control senza l'utilizzo del radar, poi lo aggiorneranno, lo miglioreranno, faranno tutto quello che devono fare, ma ad oggi, per quello che deve fare un cruise control adattivo, è gestito peggio di un altro sistema che fa solo quello, ma quello lo fa bene. Sono cioè, d'accordo. Ti dico, l'autopilot fa tante cose in più, ma quello che fa anche gli altri potrebbe far meglio, no? Certo, ma okay, per esempio, io se vado sotto questa macchina e rallenta la macchina, giustamente, chiaro, se metto la freccia per ripartire, sugli altri sistemi riaccelererà subito appena inserito la freccia. Quindi aspettare. Quindi ora qui puoi disattivare, si okay, esce. 258 watt ora per chilometro nei primi 30 km circa in direzione sud. C'è un po' di salute di domande. Sì, sì, dopo lo guardo, non so se mi va bene la chat stamani, però penso di essere in linea, sì sì, sono in linea. Okay. Usciamo qui, dopo leggiamo le domande, usciamo qui a Valdichiana, abbiamo fatto già i 30 km in direzione sud, Giulio? Sì sì. Usciamo dal casello, rotonda, rotonda e si arriva in direzione nord, norde, si dice no, in nord. Allora, io sono, mantieni sulla destra, sono toscano, quindi questa rotonda la conosco, più che bene. Più che bene. Quindi ora vedrai che è l'uscita a ghigliottina. Sì, a meno che non filo di là. Sì, quindi o fai la ghigliottina prima, esatto, o fai la ghigliottina dopo. O dopo tocca fare. Esatto. Ma questa è una follia di questa. Di quello questa lì cioè, deve tagliare. Sì, si deve fare. Esatto. Però dai, qui più o meno, più o meno ma il problema è quelli che da lì devono andare là. Devi attenti agli altri, sì, è vero. Ma che dovrebbero entrare in rotonda e poi passare di qua, ma nessuno lo sa, e tagliano. Sì, esatto, infatti. Sei venuto a ballare qui te, caro? No, no. Io usavo un'altra zona. Ma ogni tanto si va a ballare fuori zona, sì, no? Sì, sì, però più verso ora magari chi è in live del Toscano, provincia d'Arezzo, Mirage, ah, Monte okay, San Savino. Sono stato anche però, ok, rientriamo in, in autostrada, in live, sì, sì, quanto casca rende subito. Di questa qui davanti a noi che ne pensi? Ha due tubi di scappamento. Okay, sì, siamo, a parte i tubi di scappamento. Siamo rientrati. Sì, siamo rientrati in autostrada, ora ci riportiamo Giulio con una serata tranquilla, sì, certo, tranquilla fra virgolette. Normale, deve essere normale. 130 orari fissi, andiamo in direzione Milano. Buongiorno Gianluca Mucè, Gianluca è arrivato, eh? Ritardo, ma Gianluca non si perde una kilowattata, eh? Grande Gianluca. Grande Gianluca, che salutiamo. Matteo di Electric Vibe ci dice meglio sistema BMW, e posso confermare, per quello che fa di base BMW, molto meglio. E io guardo, sono curioso di però provarlo. Ecco, questa cosa qua, ora non faccio perché dire io che io ho provato più macchine di altri, però molti chi parlano non hanno provato. Esatto.
ok? Perché i sistemi vanno provati e la differenza che è nelle altre auto è spesso che si prova un'altra auto e magari quel sistema magari che potrebbe funzionare meglio o peggio è un optional e spesso magari non c'è. Quindi è giusto provare, a parte i costi, anche i sistemi che comunque garantiscono una guida di livello 2. Cioè, ti posso dire per esempio la 500 elettrica, sì, che è un'utilitaria ma comunque è ben accessoriata, il sistema ADAS di secondo livello funziona benissimo. Me lo raccontavano, io non l'ho provato personalmente, però mi hanno detto che funziona molto bene. Funziona benissimo. Ma la cosa assurda è che, ne raccontavo nel video che uscirà prossimamente, è che l'Audi che ho avuto modo di provare aveva l'ADAS di secondo livello senza il centraggio di corsia, ma su una Q4 da 60.000 euro. Però magari l'effetto rimbalzo da 3-4.000 euro te lo... Però ora, a parte sistema, però diciamo che quello che voglio dire io è che i sistemi per andare di livello 2 ce l'hanno qualsiasi costruttore ad oggi, ormai ce l'ha, sì, certo. E ti posso dire che è meno bruschi, funzionano meglio, sono più dolci e sbagliano anche quelli, Ah no, peggio ancora. Però, perché questa rallenta se la curva non riesce a farla, esatto. Le altre tirano dritto, sì, senza ma. Esatto. Su quello bisogna dare atto che Tesla ha fatto un bel lavoro, perché la macchina che cerca di fare il tutto il possibile per mantenere la curva rallentando anche male, magari perché hai visto rallenta a metà curva quant'altro, però ti tiene dentro. Gli altri esatto. Un bel ora, drittone. Gianluca ci dice nei commenti il mitico Mirage di Monte San Savino. Gianluca è di Siena, quindi anche lui sicuramente è un senese come me, quindi sì, sicuramente la Mirage insomma era conosciuto. Daniele Torin ci dice: da questa live forse deciderò se prendere la RVD o la Long Range, grazie. Vabbè, ora noi non è che si può costringere le persone a comprare l'auto, però magari ecco, si può fare un'idea sui consumi. 247 wattora per chilometro, temperatura interna 20 gradi, 14 gradi esterni, leggermente scesa la temperatura. Salve Fra, ci saluta, salve, scusate il ritardo, va bene, meglio tardi che mai. Buongiorno a tutti. Mi hanno chiesto tempo fa a proposito di differenza tra RVD e Long Range. Sì. Dice, ma la Long Range non la puoi caricare al 100% tutti i giorni, mentre l'RVD sì. Allora, considerando che l'80% di questa equivale largo circa al 100% della RVD, la differenza si fa soprattutto nei viaggi, perché nei viaggi, come sappiamo, le ricariche che facciamo le dobbiamo fare fino a un massimo dell'80% per velocizzare la ricarica, quindi io mi ritrovo comunque un 80% più ampio rispetto all'80% dell'RVD. Chiaro, l'80% di questa è a più chilometri di un 80% di una... Perché appunto nei viaggi l'RVD non è che poi la carichi al 100%, esatto. Perché sennò stai lì fino alla notte fonda. Sì, sì. Per cui chi viaggia tanto effettivamente la differenza può fare hai quattro ruote motrici e vi devo dire che comunque io ho provato, ora non stamane, ma avevo già provato la Long Range, tra Model Y, chiamiamola Standard Range, versione posteriore, e già dalla Model 3 c'è tanta differenza anche di prestazioni. La Model Y Standard Range va molto di più di qualsiasi termica, questo a prescindere, però la Long Range si sente le prestazioni sono molto diverse. Assolutamente. Molto diverse. Hai quattro ruote motrici, però ecco, più di una scelta, se uno fa rappresentanza e molti viaggi lunghi, spesso anche tutti i giorni, è chiaro la Long Range è più indicata, ma se uno fa raramente viaggi lunghi, raramente intendo una volta a settimana, certo. Ci può stare anche la 2 trazioni posteriori. Ecco, la scelta della Long Range è proprio per un discorso di quattro ruote motrici e prestazioni. Sì, considera che qualcuno l'ha bancata la Long Range, ha bancato anche altre Model Y, e il risultato 900 Newton metri di... Sì, ora qui c'è una lettura un po' diversa. Sì. Io dicevi, non so se sul banco? Sul banco. Allora, bancare un'auto elettrica è un casino, certo. Quindi il dato è anche poco affidabile, ma questo è un parere mio, hai ragione, perché i banchi sono progettati per i motori termici, ma non tanto per la potenza, è perché da fermo si fa male, si fa molto male, certo. Poi Tesla non è che, comunque non voglio entrare in dettaglio, però io vi dico che secondo me, se guardate su YouTube 10 video
di bancate del solito modello, sono 10 risultati completamente diversi. Ok. E non perché le auto sono diverse, però diciamo che l'arco circa dà un'idea, esatto. Chiaro, però si va un po'. Il dato preciso non è quello, sì, che fa la differenza. Esatto. Uno non è che mi compra, ah, a 800 Nm di coppia, allora non la compro. E ti dico una cosa, secondo me, questo però comunque un parere mio, anche perché Tesla non dichiara, può essere anche questo il motivo. Perché poi magari uno banca e gli dà risultato molto diverso, dice, no, mi dà meno, mi dà più. Ma ecco, non, a proposito, i dati. Ma ora Tesla ha tirato fuori quella tabellina per quanto riguarda i kilowatt di potenza delle proprie macchine, non so se l'hai visto. Non l'ho visto. Cioè proprio sul sito una voce che ti fa vedere effettivamente la parte green della macchina. Però è più difficile, è più facile. Comunque, a parere mio, è difficile, si può anche, visto anche i valori molto estremi, anche le piccole percentuali può fare tanta differenza, no? Di certo. Risultato. Quindi hai un po' di domande, Allora, Raffaele Amico Antico ci dice la 500S se è contro soli disabita la guida autonoma. Sì, ci sta, ma vi posso garantire che anche la Model 3 che ho io in alcune situazioni può essere disattivato perché la telecamera laterale magari ci batte il sole. Questo è un po' ci sono auto magari che hanno direzioni più sensibili e meno sensibili, però lì conta anche molto il software di come è stato programmato e i limiti che vogliono dare, certo, alla guida non chiamiamo l'autonoma, insomma, di secondo livello. Vedi, 5 secondi, maledetti. Gabriele Mucciari ci dice, se si viaggia, si ha bisogno di un'autonomia, ci vuole long range. Sì, sicuramente sì. Anche se dipende uno quanto viaggia, perché comunque si chiamano standard range, a parte che anche Tesla ha tolto la parola standard range, sì, ma comunque siamo intorno ai 60 kWh di batteria, che è un po' lo standard di tutta quasi la concorrenza, eh? Quindi diciamo è una standard range, ma sì, ci permette di fare benissimo grandi lunghezze. Una cosa che mi hanno chiesto, se io imposto il supercharger ora come destinazione, il dato questo non cambia? Sì, ora cioè, sì, non lo mettiamo, non cioè, facciamo, ora non facciamo. Era per capire se il preriscaldamento della batteria, mettendo destinazione supercharger, può influire, sì, sul può, dato. Influisce anche il riscaldamento, influisce, te lo posso dire, perché ora comunque magari se ne parlo a 90 all'ora, ricordandomi non è di parlarne. 236 wattora per chilometro siamo un po' abbassati, vediamo un po' stabilizzato più o meno, abbiamo anche avuto qualche piccolo rallentamento, sì, eh. Sì, va bene, ma ci sta. Finiamo le domande. Già, l'omicidio ci dice, Daniele Torini ci dice, il vantaggio di Tesla è che in continua evoluzione BMW oggi 3 anni sarà la sua data. Sì, questo è vero. Il sistema di aggiornamento, anche l'autopilot stesso, Tesla è vincente su questo, su qualsiasi cosa, questo si sa benissimo. Tesla non è che aggiorna solo grafica e qualche colorino, insomma, si, certo, aggiorna e fa è in grado di aggiornare via OTA qualsiasi cosa, compreso l'autopilot. Quindi speriamo che ora l'aggiornamento che è avvenuto in America in questi giorni con il software 11 della beta possa influire anche sul nostro, che magari nei prossimi mesi possa arrivare una miglioria dal punto di vista della gestione delle, sì, sì, esatto, dei rallentamenti bruschi e quant'altro. C'è un commento di AG, per la verità la differenza della tua versione Y, sì, esatto, faccio un riassunto di quello che ha detto l'AG, non si è detto, la Model Y base c'ha la batteria LFP, quindi ha una batteria leggermente più pesa come capacità di energia, però è molto più robusta, è meno performante dal punto di vista di prestazione e di rilascio di energia, e per quello anche che sa meno botta, diciamo. Esatto. Però è anche più, essendo più robusta nel, modo, nel senso, non è robusta perché si deve chiappare a botte, è robusta nel senso che se si strapazza un po' dal punto di vista di ricariche anche al 100% non risente la famosa memoria, no? La batteria è molto più robusta, quindi sono due, il fatto che non mettono l'LFP su macchine, su auto molto più performanti, molto più capacità di energia, e anche il fatto che l'LFP diventa più pesa, esatto, e diventa anche molto meno performante, perché sennò lo monteremo dappertutto, eh? Ricordiamoci, è una batteria molto più economica a produrla, ora non voglio entrare nei dettagli della chimica, ma insomma, anche perché tutti non le so, ma anche perché poi
nessun cioè non ha neanche senso star lì. Esatto, a... esatto. La batteria LFP ha dichiarato anche Stellantis, mi pare, avevo letto qualcosa, ma non vorrei dire una cazzata. Sì, sì, stamani. Sì. Mi pare che comunque che sarà la strada di tante case automobilistiche intraprendere quel sistema di batteria. Quel sistema di batteria non tanto da meno problemi. Meno problemi, sì, sì, in generale. 236 watt ormai sì, saremo standardizzato, eh. Ora attenzione a questo, so che sì. Fabio Galifi già comincia a avere qualche anno, comincia a leggere male. No, ma è scritto piccolo. Fabio Galifi, ciao Giulio, ciao Cesare, ci saluta. Ciao. Oggi abbiamo fatto Giulio Cesare. Giulio Cesare. L'unione ha creato un grande personaggio. Giusto, siamo quasi arrivati a Arezzo. Ci siamo, 234 watt-ora. Ora sicuramente per l'uscita rigeneremo un po' quello che si è consumato in più. Entrare. È una bella differenza da quel punto di vista. Sì. Sì. Ah, ok. Ok. Ora esci. Sì, sì. Non si parla uguale, Roberto, tanto. Ma si sente se parliamo quando salta? Sì, sì, ci sta. Okay. Perché a volte la prima cosa taglia i widget, la seconda taglia il video e poi se proprio non ce la fa... molla tutto e tal... Esatto. Okay. Perché il video lo riduce, perché sennò non avrebbe nemmeno l'audio. Però cioè, quando poi non ha più... però siccome ora c'è... stiamo andando anche in alcune zone col 5G, quindi okay, la rete della kilowattata... chiaramente apposta per noi. Esatto, ma infatti io direi che dobbiamo, c'è dobbiamo qualche domani punto... chiamiamo il tecnico e si dice guarda c'è questo abbiamo punto fatto che, i test di cioè, tenuta. Dovete sistemare quella zona lì, ma sono un po' lenti nel... Allora ora dobbiamo azzerare. Allora, vai qua. Ok, perfetto. Allora 225 wattora al casello, facciamo la rotatoria e rientriamo dentro. Allora dimmi un po', ripristina kilowattata. Ok, zero, azzeriamo, rifacciamo la rotonda, questa è la rotonda con le più maggior buche d'Italia. Sì, sentivo che... E si sentono bene. Rientriamo in autostrada e facciamo soltanto i 30 km direzione sud... 90. A 90. Sì. E vediamo il consumo. Il consumo medio di quanto avrà la Model Y Long Range a 90 fissi. Almeno abbiamo un dato anche di extraurbano, superstrada, insomma... Sì, esatto. Potremmo stanche tutti i giorni a farla a 50, magari. Poi ci montano sopra anche trattori. Esatto, è anche pericoloso. Ma Gianluca Mucciani ci dice: questa storia della delicatezza della chimica NMC rispetto all'FP vale realmente. Se anche porti la NMC a 100, ma poi la usi, non credo che cambi un granché. Sì, infatti, qui ci sono un po'. Ci sono anche molte auto che hanno già uno storico di ricariche. Ci sono auto che hanno perso di più, alcune auto hanno perso meno, quello che forse c'è anche auto che hanno perso poco e che ricaricano molto in DC. Cioè la chimica di ogni batteria secondo me è anche molto singolare. Sì. Allora ti faccio il mio esempio. Ci mettiamo a 90. Sì. Ti faccio. È già partito. Giù. Praticamente sono già a 90 nella. Questa macchina non è abituata ad andare a 90. Esatto, 90. Ah, vedi, non ci voleva andare. Non ci vuole andare. Ok. Allora, io volante... ho 30.000 km su questa macchina, okay. Fino a 20.000 km ho controllato che mi indicava che la batteria non aveva perso niente. Poi ora all'improvviso a 30.000 mi sono trovato lo scalino. Ora c'è 3-4%. Sì, più o meno largo circa è quello il differenziale. Diciamo che io lo guardavo in chilometri, questa macchina segnava 529 km di autonomia col pieno, sì, quello che indica poi qua. Sì, sì. E ora me ne indica 508. Ho perso quella ventina di chilometri circa. No, non è che sia tantissimo. Che non è tantissimo. Ma è una cosa molto variabile perché sì, anche il BMS che si calibra o meno, a volte è un po' più, a volte un po' meno. So solo che al compleanno ai 20.000 km qualcosa ho perso. Magari ti rimani così fino a 100. Ma magari. Cioè è molto costante. Però comunque è questo. Pensavo, Francesco Marchetti dice, pensavo qualcosa in meno di questa tratta, sì. Dai dati magari, ecco, mettiamo insomma in pressione la regia e parte con le altre, esatto. Se prende il segnale dicevo di più, e se a 200 all'ora sarebbe perfetto. Sì, allora dobbiamo fare la chilowattata rapide, fast. Esatto. Ah, a proposito, un consiglio. Non dobbiamo... siamo live. Guardate, lo ridico tanto.
terreni qui rialzati. Ah, ok. Fanno proprio... Che fanno sopra. Qui infatti si riapre. Poi si riapre, però sa, poi si quando si, una volta si è sganciato... Ci mette un attimo. Dipende se... se... Dipende quanto è schermata l'auto, dipende da tante cose. L'auto Velox ormai lo posso anche togliere a 90 all'ora. Sì, esatto. Si può fa... Guarda che macchina davanti a noi. Quella è... Tra davanti è un S4? No, GTB. Sono live? No. Ok. Ah, guarda, io posso anche dietro, vai. Posso anche rimettere dietro, io non mi trovo allora, a superare, ma... Allora, forte di noi, si perde. Allora, guardiamo... Siamo rientrati, guardiamo se si regge un attimo e poi ti metto... Si aspetta un attimo, non so se quindi un po' di più sicuro. Sarà le temperature, per carità del cielo. No, no, anche più freddo era quando con la Model Y. Magari ora ci dovrebbe essere. Dovrebbe essere live. Allora, siamo tornati da famoso Bade Alpino live. Gianluca Mucciarelli ci dice: normalmente il degrado della batteria subisce un rallentamento con il tempo. Sì, questo è chiaro, si è detto prima. Esatto, Giulio. Ok. Si diceva, Giulio, possiamo fare un confronto con le altre Model Y? No? Magari se la regia ci mette. Consumi? Sì, consumi. Ok, io ce l'ho qui. Almeno l'ho stampato io. Ah, stavano, niente. Sì. Se, allora, se la. Dunque, qui abbiamo 75 kWh, sì. Senti. Ok. Ripetiamo quanto è la standard range di batteria, quanto hanno? È 57.5 in circa, in media, più o meno è quello, da quello che non l'ho mai misurato realmente, ma è quello che comunque è quasi dichiarato. 50, allora, la Model Y con il cerchio di 20, facciamo un paragone magari, sì, con esatto. Questa, sempre il cerchio di 20, ha avuto un consumo a 130 km all'ora 215 watt-ora. Ok. Deve essere 225, quindi sì. Ci sta leggermente in più. Era stata fatta a 10 gradi, ma più o meno è 15. Vabbè, comunque ci siamo. È chiaro che consuma un po' di più. La differenza che nella Model Y standard range, chiamiamola, col cerchio 19 aveva fatto 203. Cioè aveva fatto... un po' meno, cioè c'era una molta differenza rispetto al cerchio di 22, però ora quello sa, non so se è stato un caso della giornata o della temperatura, però la temperatura era la stessa, anzi la standard range del cerchio 19 aveva le gomme estive, quello magari dire, può incidere, certo. E il cerchio 19, mentre la standard range del cerchio di 20 con le gomme invernali, con l'Hankook, quella di Gabriele, sì, esatto. Che salutiamo Gabriele, 215 watt-ora, quindi la Model Y è sempre nel stesso cerchio, 225 ci sta benissimo, 225 watt-ora per chilometro, siamo un po' a livello della quasi uguale, diciamo quasi, perché ha fatto 221 della BMW X1, okay. Che anche quella è trazione integrale. Ok, con che però stessi cerchi, stesse gomme? Gomme, cerchio piccolo, però aveva gomme estive, quindi forse con il cerchio più grande aumenta un po', però è quella che si è un po' più avvicinata. La X BMW, che comunque è molto più grande, è molto più pesa, e non ho il peso in questa slide, forse mi è rimasta nel computer, okay. Però va bene, comunque ha fatto 132. 221 la Kona 64 kWh, 240 la Ioniq 5, quindi ha fatto e consuma un po' di più. 200, siamo in linea un po' con le auto che comunque sono un po' a SUV, cioè quindi hanno un impatto un po' più frontalmente. Sono tutte lì, magari leggermente si avvicinano molto. Si avvicinano molto. Sì, se come potete vedere dalla. Da questo file c'è in programmazione un sacco di auto, di prove. A breve sicuramente ci sarà la Jeep Avenger. Ah, ok. Appena è disponibile. La Citroen C4X, che non l'ho mai vista nemmeno davvero. E a breve ci sarà anche la Ioniq 6. Quella nuova. Ok. La dovrei avere qualche giorno, quindi oltre alla kilowattata sicuramente con la Ioniq 6 o 6. Abbiamo detto che si parla italiano. Italiano 6. L'avrò anche per fare un video di recensione. Bello. E la Model Y Performance, ora quando l'hai presa te. Giulio. Ok. Te l'hai detto, no? Sì, l'ho detto. Mode, quindi. Va bene, esci, vai. Ritorniamo
andiamo in home. Sì, mettimi ora a questo punto che tanto ci sta quasi addormentando. Ah, ragioni il consumo, 174 watt ora per chilometro, 90 all'ora. Allora, io faccio una richiesta a Cesare. Sì. Per... Home, voglio, o voglio dei tecnici? Dati tecnici dell'auto, almeno si fa il confronto dei prezzi e delle prestazioni delle tre versioni Model Y. Ok. Magari, allora, i prezzi mi è toccato aggiornarli, infatti nelle kilowattate che ho fatto con le auto Tesla i prezzi sono sbagliati, quindi se state guardando questa live in un altro periodo, non in live, ci sta che i prezzi siano variabili, perché Tesla ci ha abituato che qui, meno male, vanno in giù invece che in su. Esatto. Però insomma ci ha abituato che... Beh, è stato prima in su l'anno scorso, adesso un bel giù. Ora forse sono abbastanza stabili, specialmente sulla Y. Ora forse sulla Model 3 fanno un po' i giochini delle offerte. Sì, grande l'idea di rientrare almeno con una negli incentivi per cercare di sbaragliare la concorrenza. Ecco, in questa slide si vede bene le tre versioni dei modelli, la differenza che si può avere sulla long range e performance, chiaramente in prestazioni e in ricarica, come picco a 250 kW, ma c'è un asterisco perché 250 kW solo ai supercharger, ricordatevelo. Esatto. Perché Tesla con i 500 ampere fa i cavoli sua, quindi le passa abbondantemente, mentre se ci fermiamo con la long range e la performance e una Free to X arriviamo a 190 circa, 195 dipende dal voltaggio, sì, dalla tensione. Comunque sopra 200 kW non ci andiamo, come le altre case, per dire la BMW i4 si ferma a 200-205, ma proprio un limite, non perché non voglio fare di più, ma il limite è la colonnina limite o è la macchina? La macchina 500 ampere la colonnina. Ah, la colonnina. 1070, ma chiaramente la batteria è più piccola e già è un buon picco. È chiaro che sono potenze di picco e quindi la curva di ricarica è tutt'altra roba. Sì, come poi speriamo che 250 anche nelle colonnine Tesla durano 2 minuti, due, sì, cioè, è una roba. Sì, sì, è chiaro. Che però, comunque... vedi, oh, ho fatto 250. Sì, sì. 225. La regia dice quando siamo in live, a meno si fa un discorso. Chiaramente la standard range è trazione posteriore. La differenza è che vedete il cerchio. Al lato vi ho messo i cerchi 19, 20 e 21, il 21 è solo e di serie sulla performance e questo pezzo qui è strano, no? Ma anche l'ultimo, i cerchi praticamente si possono mettere 19, 20 e 21, il 21 è di serie sulla performance con i freni performance un po' più robusti e le sospensioni leggermente ripassate, quindi è un'auto molto più rigida, però nella standard range e long range non c'è differenza, quindi possiamo scegliere 19 e 20 e sono identici, le prestazioni cambiano, sì, chiaramente sulla standard range siamo quasi a 7 secondi che sono più che sufficienti, velocità massima 117 km all'ora. Come vedete i pesi delle tre versioni è veramente quasi ridicolo, cioè anche la performance sta sotto i 2000 kg, tra la long range e la standard range c'è 70 kg di differenza. Questo vi fa capire, è una persona in più, questo vi fa capire quanto la batteria dell'FP è più pesa, quindi a parità di capacità energetica la batteria si sì, quasi uguale come peso, però il peso magari differenza c'è anche il motore anteriore, quindi certo, quindi forse la grande differenza fa la batteria, sì. Sicuramente un 100 kg la batteria è più, è come tra la mia Model 3 standard range non batteria dell'FP che è 100-150 kg più leggera della standard range di adesso. Ah, ok. E quello poi è in termini di pesi e consumi, certo, di prestazioni anche. Può togliere i prezzi, le vedete, ma come vi ho detto, vi ho messo i prezzi di oggi, quindi già domani può essere cambiato. Torniamo su home, posto, e i fogli sono letti. Siamo a un consumo di 168 watt/ora per chilometro. Andiamo, non si sta a rimettere la slide, è a 168 la Model Y, sempre facciamo il confronto con il sottocerchio e gomme invernali, a 90 all'ora ha fatto 146, può darsi, perché poi si abbassa, quindi magari facciamo... Comunque io faccio una proposta, dimmi. Cesare, devi fare un cartello, kilowattata in corso, si va piano, almeno se no la gente si infama. Sì, sì, esatto. Perché esatto, dico, vedi questi due con la macchina elettrica. Mi sono perso un po' di commenti, ma magari guardo se recupero, perché leggevo il foglio. Gianluca, normalmente Gianluca ci conferma come venaglio estivi fa la differenza. Sì, certo. Magari a 90 meno.
però a 130 fa tanta differenza, più che la gomma invernale, la gomma più pesa, ricordatevelo questa cosa qua. Esatto, la gomma pesa vuol dire tanto. Marco Zuliano ha scritto qua e noi siamo qua. Sì. Forse nel partito invio mi ha rifinito il messaggio. Max e Grazia, Giovanando NV, buongiorno Max e Grazia. Max e Grazia. Ionix 6, grande interesse anche per me, sono curioso di vederlo, di vedere, anche se forse cambia poco il Power 3 delle Ionix 5. Bravo Cesare, ci porti sempre su profondità. Grazie. Se le auto sono disponibili non c'è problemi. Sarà interessante il consumo della Ioniq 6. Sì. Ioniq 6. Giallo come sei. Infatti è interessante, sono molto curioso perché è un'auto che è studiata anche dal punto di vista aerodinamico. Sì, molto. Forse è la prima, non mi vorrei sbagliare, ma la prima Ioniq che potrebbe avere un'aerodinamica simile al Model 3. Largo circa, sì, addirittura c'ha il sedere più affusolato. Esatto, per quindi diciamo, sono curioso veramente dell'efficienza all'alta velocità. Mi sembrava di aver sentito dire che ha un CX di 0,21 possibile. Sì, sì. Però da confermare. Scusami, un CX dello 0,21. Se ho... Sì, c'ha anche dei sistemi di bocchette frontali dinamiche, ma questo ce l'ha anche BMW, insomma. Però la vedo molto bassa e molto affilata, quindi è curioso. Sì, sì, è curioso. Hanno fatto bel lavoro, si hanno ottimizzato anche i motori. Sono curioso proprio di provarla per la sensazione di guida, cioè è una bassa, quindi sicuramente dinamiche di guida interessanti da provare. Da utilizzatore della Model 3, ecco, mi incuriosisce certo. La guida bassa e la... Francesco Natale ci dice l'ID4 quando? L'ID4 quando qualcuno ce l'ha si può provare. Max e Grazia ci dice da che primavera vediamo di trovare e fare anche kilowattata con la Q4. Benissimo Max, scrivimi. Thomas Nicola, Nico, anzi non ci vedo più, invecchio, Nicolis. Per la verità dei dati e delle prestazioni utilizzate sono le informazioni dei tablet o anche delle altre applicazioni legate all'account? Di cosa? Non so a cosa si riferisce Thomas, magari... Max Grazia ci conferma il CX che è 0,21 dell'Ioniq 6. Ok. 6. Preparatissimo Max Grazia. Sì, sì. Gianluca Mucciarelli hanno lavorato sulla dinamica e scorrevolezza degli schermi. Sì, esatto. Quindi sì. Rispetto alla Kona e la Ioniq 5. Com'è? Tu l'hai provata? Sì, sì. Come? Si è fatto kilowattata, sì. No, va bene, sicuramente sembra, ha un design che sembra piccolo ma in realtà è grande. No, enorme. Dal vivo è enorme. Esatto. È che non l'ho mai provata. Ha un consumo, l'impatto aerodinamico sicuramente vuol dire tanto, però sei detto prima, insomma. Sì. Allora, vi aggiorno, 164 wattora per chilometro, quindi più o meno ha fatto meno la Model Y, però vediamo. Poi dopo analizzeremo. Comunque in descrizione al video potete trovare il link, in tutti i video chiaramente, il link del file Excel pubblico, e potete controllare tutto e viene aggiornato anche da domani con questi, con questa analisi. Ora Giulio si esce sempre a Bettolle, Valdichiana, e si va a fare shopping, e si va a shopping al Valdichiana Village. Eccolo lì che ci passa accanto adesso. C'è la stazione Ioniq, non abbiamo bisogno di caricare perché praticamente è una long range. Oh, vai, vieni. Ci torni quasi a Bologna. Mi ci vuole, andando a 130, mi ci vuole il 60% circa di batteria da succo di Arezzo a casa. Okay. Sono arrivato col 40 stamattina partendo col pieno da casa, quindi una caricatina devo darla, sennò rimango a 167 wattora. Ora usciamo, è caduto l'occhio sul consumo medio di tutta la vita dell'auto. Esatto. 30.000 km circa, il consumo medio è stato 182 wattora. Considera che è rovinato da quest'inverno, perché fino a pre-inverno ero a 175, poi l'inverno... Ok, 195 wattora, vediamo in generazione al casello quanto anche arriviamo. Anche perché io sono uno fighettino, mi piace il riscaldamento a 22 gradi, sì, mi piace il volante caldo, il sedile caldo. Sì, sì, sì. Io non mi faccio mancare niente. Tanto fa qualche pigiatina. Esatto. Anche con più di una. Diciamo ora, che... sulla destra, almeno sulla destra tanto. Dunque, a destra. Sì, sì.
buon risultato visto la prestazione della stazza dell'auto. C'è un utente che si chiama Bischero. Bischero, grande Bischero. Tappa, quindi grande Bischero, ci fa una domanda: come è possibile cambiare l'abbonamento da mesi? I messaggi arrivano. Sì, ok, ora siamo dentro. Ok, c'era Bischero, diceva: con Bischero è possibile cambiare l'abbonamento da mese a mese, tipo prendere quello con meno kilowattora, poi di più e poi tornare alla precedente? Allora, sì, allora tecnicamente lo puoi fare con il rinnovo mensile, a differenza di Enel X che invece te lo fa fare appena è finito. Sì, cioè, se tu finisci un abbonamento devi aspettare la scadenza del mese, nel frattempo dicendogli che vuoi quello più piccolino, e a quel punto te lo fa fare. Poi puoi ritornare a quello più grande il mese successivo, però ecco, devi attendere ogni volta la mensilità che scade. Esatto, giorno infatti preciso. Anche Mazze Grazia ne ha risposto nei commenti. Gianluca Comicelli dice: bravo Giulio, diciamolo che non ci facciamo mancare nulla. Esatto. Oh, ma se compro la macchina a 400-500 cavalli e poi vado a 90 all'ora in autostrada, mi pigliano per culo anche i suoceri. Esatto. Allora, io ho una moglie che si lamenta della macchina elettrica, diciamo come stanno le cose. Per l'autonomia e perché da quando ho la macchina elettrica vado come i comuni mortali e cristiani a 130 per cercare di, anche perché poi autopilot più di 140 non va, per cui anche volendo dice: ah, ma quando avevi la macchina a gasolio andavi un po' più sciolto, un po' più libero, ora siamo sempre lì dietro andando come lumache, è detto da una donna. Però concettualmente il guidare una macchina del genere accompagnati anche dall'autopilot ci fa arrivare molto più rilassati, riposati. Ma la sosta anche. E poi la sosta, ragazzi, ma chi è che non ci fa una pisciatina detta proprio in Toscana? No, ma anche 10 minuti di sosta, guarda che uno riparte, è come un reset mentale. Assolutamente. E infatti quelli che riescono a fare... Allora, io sono stato in Germania, ho fatto 1000 km in un giorno, e comunque due soste l'ho fatte, non esiste di fare tutto un tiro, come dice qualcuno: ah, io faccio 1000 km, mi fermo mai, mangio il panino alla guida, e la madonna, sì. Che stress è? Cioè, ora capisco uno che è sempre di fretta, ma insomma... No, è vero, ma è vero. Diciamo che l'elettrico va bene, forse ancora non per tutti, e soprattutto è il futuro, diciamo come stanno le cose, è inutile che ci litighiamo per poter, ah no, cerchiamo al 2035 di impedire noi italiani al governo, sono super contrari a questa transizione. Gianluca Mocciarelli dice: una moglie così vale oro. Sì, è vero, io la ringrazio, sono felicissimo della mia mogliettina. Allora si fa il giro lungo? A lungo? Almeno, okay, sì, perché bisogna passare davanti ai bussoli. Non so se sai Giulio cosa sono i bussoli. I bussoli di solito sono tipo quelli delle bottiglie che ci butti le bottiglie. Scatolotti, sì, il bussolo, no? Esatto. La Fast di Enel X. Ah, ok. Si chiama bussolo. Che Giulio frequenta poco il nostro gruppo Telegram, eh? Sì, guarda, scrivete tanto, ragazzi. Io non ci sto dietro. Sono iscritto, ma non riesco a leggere tutto quanto. Okay. Praticamente è un lavoro a tempo pieno. Ho fatto degli stickers che sono il bussolo, che è la Fast di Enel X. Okay. Poi c'è la supposta, che è il cilindro. Ok. E poi c'è la bara. La bara qual è? Dell'Alpitronic, l'HPC. Ah, ok, la chiamiamo la bara. Forma di bara, si va da rotonda, si va di là. Prossima uscita, eccola qua. Fabio ci dice: mia moglie era scettica sull'elettrico, ora è più teslara di me. No, io devo dire che è mia moglie che me l'ha fatta comprare. Eccoli i bussoli. I bussoli sono qui, esatto. Vai di qua. E mia moglie che devo ringraziare per aver comprato la mia prima Model 3, perché mi ha detto che era una macchina adatta a me. Poi lei si è comprata un Audi A3 diesel, ma per me ha detto che è l'auto perfetta, che io sono tecnologico. Ecco, allora Mucciarelli, diciamo, non è vale oro, perché ha comprato un A3 turbo diesel. Vabbè, però insomma, ma qualche difetto devono pure averlo, la allora, perfezione okay. C'era uno solo. Ma starà poco, fa piano alle con le buche. Ah, ok. Pardon. Sennò il regista si incazza. Ok. Qui siamo all'outlet Valdichiana, che è stazione Ionity della 1, è la prima stazione Giulio di Ionity in Italia. Ah, è la prima in Italia, ok. Quindi è la più vecchia, ma infatti ora vedrai che è sicuramente un riguasto. Ma ci sono stato tempo fa, perché ho portato la moglie a far shopping proprio qui, con la scusa di ricaricare, almeno non mi rompeva le balle della sosta della ricarica. Esatto. Anzi, ora quasi faccio c'è 4 stalli. Siamo abbastanza carichi, quindi non facciamo vedere in questa live come si ricarica, ok. Perché ora scendere sarà un po' problematico. Ci proviamo? Ma io se c'è la colonnina libera, perché sì, è interessante. La ricarica la facciamo, ora magari non so se facciamo non live. Ma guarda, vediamo. Io ti dico, guarda, la vedo, c'è una bella ID3,
una BMW serie X3. X3? Okay, sì, esatto. Ok, io mi metto qua. Mettiamoci qua, tanto questo è il guasto sicuro. Ah, eccolo qua. È sicuro, ora comunque mettiamoci qua. No, è attivo, attivo, è verde. Allora, è verde. Tac. Ci inchiochiamo dentro. Tac. Belle le telecamere della Tesla, eh. Queste sì, la concorrenza sì. Non tutti i sensori che ultimamente mancano, sono un po' sono andati in vacanza. Vediamo il grand'angolo, ci siamo? Andiamo un po'? No, no, non scendiamo, la prendiamo qui. Giulio, okay. Vieni un po' più qua. Sì. Facciamo allora. I contorsionisti siamo, ci siamo dentro, regia, stringiamoci, vai un ci po'. Stringiamo. Scusate la postura, ma non possiamo fare di meglio, anche se la Model Y è grande, Giulio. Vi ricordo, più basso? Ok, metto più basso. Okay. Ora non riscappo ci di qua. Siamo. Allora, vi ricordo che in descrizione trovate il gruppo Telegram, il gruppo il canale di Giulio, mi raccomando, andate a vedere. Voglio che... almeno 500 iscritti in più dopo. Esatto. Che fa contenuti molto interessanti sulla sua, con la sua auto e altre. Sta incominciando anche con altre, proprio perché è un pro autopilot, quindi guardatelo bene. Esatto, è una sfida con Cesare, infatti. Vi ricordo di iscrivervi al canale, ma ormai non vi ricordo più, insomma, ormai è chiaro, no? Ringrazio Giulio per la disponibilità per la kilowattata sia dell'auto e della sua presenza. Grazie a te dell'invito, mi ha fatto molto piacere. Vi ricordo che la kilowattata, se la faccio, viene sempre fatta di domenica mattina ore 10. Comunque, se vi iscrivete a qualsiasi social, ecco, sarete informati. Clacson funziona, si apre il cofano. Perfetto. Un grande saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ok, ciao a tutti, ragazzi. Ci andiamo.